Ciao, voglio fare un gioco con voi. Questo video sarà lo speciale Halloween e oggi faremo la tier list dei film horror. Però prima vado ad accendere la luce, se no non vedo niente. Bentornati nella mia discarica. Oggi sono qui con un nuovissimo video, finalmente a tema Halloween. Come ho annunciato nella pre-intro, oggi faremo una tier list dei film horror. Ma piccola premessa, ho dato un'occhiata alla tier list e ne conosco forse manco la metà. O comunque li conosco tutti ma non li ho mai visti, perché io e mio padre prediligiamo i film horror, quelli brutti, quindi quelli che non si fila nessuno, che fanno schifo, e quindi di grandi classici non ne ho visti granché, diciamo. Però andiamo a dare un'occhiata. Qui abbiamo la tier list e oh mio Dio quanti gradi ci sono. Che paura, probabilmente userò soprattutto Have Not Seen. Però comunque, questa è la tier list. La faremo semplicemente in base alla bellezza del film. Se non ho visto il film, ma comunque conosco la storia, giudicherò in base a quello. E per quelli che non ho visto, li metterò che non li ho visti. Molto semplice. Partiamo subito. Ma partiamo con Saw 4. Pazzesco, Saw 4. Cioè, non molto in realtà. Saw 4... Saw 4 è dove ricompare Matthews. Si scopre che Hoffman ha a che fare con le trappole. Allora, non è tra i miei suoi preferiti, ve lo dico, però non scende comunque sotto a C, è un so, ok? Va bene così. Qui non c'è scritto assolutamente niente, quindi lo lascerò qui. Ah, questo è il terzo Nightmare. Allora, io il Nightmare ho visto solo il primo, lo metto semplicemente in non ho visto e poi giudichiamo il primo. The Fly conosco ma non conosco, quindi non mi sento di dare una recensione. L'uomo invisibile. Saw 5. Dopo il primo, forse è il mio preferito. Non lo so, comunque il primo, il 5 e il 7 sono i miei preferiti. Non giudicatemi, per favore. Nel 5 ci sono tutti gli impicci con Hoffman, con Stram, quei due gay bellissimi. Quindi... quindi Saw 5 per me va in... in B? In B va bene. Cabin in the Woods non conosco, cioè conosco, non l'ho visto. Chi è? Shaun of the Dead. Beh. Se è con gli zombie non mi piace. Ah, questo è il quinto Nightmare, madonna. No, non l'ho visto. La morte dei morti... La morte dei morti viventi. La notte dei morti viventi non l'ho visto. The Terrifier, ho visto qualche video, qualche spezzone, e lui mi fa ridere, cioè lo trovo cringe, mi fa veramente ridere, però non ho visto il film, quindi non posso assolutamente giudicare. Ah, Jennifer's Body, ho sentito parlare, forse me ne ha parlato mio padre, ma non me lo ricordo. Let the Right One qualcosa. Evil Dead Rise, ma quanti, che po... Ah, H2O, è quello delle sirene? Vabbè, suca. Ah, se ne ho sentito un sacco parlare, ma non ricordo sinceramente nemmeno la storia, quindi lo mettiamo qui. Questo è Saw 7, questo è Saw 7. Saw 7, allora, lo mettiamo in A, perché in S, lo sapete, ce n'è solo uno in S. Sta diventando una classifica di Saw, ma non volevo, ve lo giuro. Frankenstein, vabbè, giudichiamo la storia classica di Frankenstein. Di dai, ha fatto un po' la storia, ci può stare. Non mi aggrada particolarmente, però dai, ci sta. Scary Movie 3, mai visto, volevo vedermi il 4, forse perché so che c'è un riferimento a Saw, ovviamente. Però no, non ho visto. Child's Play, vabbè, sarebbe Chucky se non erro, però è il 2. Mettiamo che non l'ho visto, nel caso giudichiamo l'uno, ma non ho visto nemmeno l'uno, spoiler. Eh sì, questo è il primo Saw.
E il primo SOV, vabbè, ormai ve l'ho spoilerato, ormai ve l'ho spoilerato, ma il primo SOV va in S, va assolutamente in S, cioè, vabbè, non mi dilungo a parlarne troppo perché ormai sapete fino a qua quanto io ami SOV, quindi è inutile parlarne, ci ho fatto non so quanti video, se volete sapere la mia andate a vederli, cioè, è inutile ripetermi. Ah, Twilight Zone! Sembrava uno slash con One. Vabbè, suka. E The Conjuring l'ho visto un po' a pezzetti, però l'ho visto. Non mi ha fatto molto impazzire, anche perché quando l'ho visto non ero ancora infottato con i film horror, anzi li odiavo ancora. Boh, lo metto con Frankenstein, non ho proprio tutto questo parere, sinceramente. Allora, Saw 3. Va bene, Saw 3 è quello che mi annoia di più, ve lo giuro. Saw 3 mi annoia tantissimo. Preferisco quasi il 2, nonostante il 2 non mi piaccia granché. Lo metto in E, ve lo giuro, ve lo metto in E. Il 3 non mi piace, ve lo giuro. Mi fa ridere perché c'è Jeff che cammina per tre film. Boh, che non salva nessuno, invece alla fine arriva, ammazza tutti. Mi fa ridere. Però più di questo non so che dirvi. Ovviamente io amo tutti i Saw, però vabbè. Sarà sempre uno scary movie questo. Oh, c'è Saw qui. Che bello. Non l'ho visto, ma voglio vederlo. Ah, questa era tipo la moglie di Chucky, una cosa del genere. Boh, me l'aveva parlato papà, ma non l'ho visto, ma sinceramente mi pare uno schifo, quindi lo mettiamo lì. Quando prolunghi troppo qualcosa, ti inventi le cose, non lo sopporto tantissimo. Così, anche se non l'ho visto, lo mettiamo là. Halloween, non so quale. Non so quale, ipotizziamo sia il primo perché la scritta è tagliata. Non li ho visti, me ne ha parlato solo papà e non mi dispiace, nel senso vorrei effettivamente guardarmelo perché devo fare proprio una scorpacciata di classici. Ma lo metterei, boh, in C, dai. Freddy vs. Jason, me ne ha parlato sempre mio padre. Non l'ho visto, ma l'idea mi sembra un sacco figa. A me piacciono un sacchissimo i crossover. Tiè, lo metto in C. The Nun, conosco, ma non conosco troppo da poterlo giudicare. Però mi fa paura. Cioè, no, nel senso mi fa paura. E è ovvio che mi faccia paura, però non mi fa tanta paura. Forse mi cringe, non lo so, non so esprimere il mio sentimento, vi chiedo scusa. Ah, sì, Black Swan. Oddio, non l'avrei proprio messo in horror, sinceramente. Visto, più che altro ho visto una reaction di Black Swan. Fico, non l'ho capito tantissimo, sono sincero. Lo mettiamo in E. E allora, Venerdì 13, sinceramente, non so abbastanza la storia da poterlo giudicare senza averlo guardato. Quindi lo lascerò comunque in quelli che non ho visto. I ragazzini del grano. E i ragazzini del grano non ho visto. Cioè, lo conosco di nome, ma non l'ho visto. Final Destination me ne ha parlato un sacco mio padre. Mi ispira veramente un sacco. Quindi, almeno dalla storia, io lo metterei in B. Chi è questo? Ma è uno che, boh, sembro io che mi sono svegliato stamattina, vabbè. The Purge. Vabbè, va in bagno. It, ovviamente lo conosco, conosco più o meno la storia, ma mi è veramente sbomballato. Scusate. Boh, secondo me è un po' sopravvalutato, però non voglio fare manco quello. No, ma io guardo solo film che non conosce nessuno. Però, boh, non mi ispira proprio zero, ve lo giuro. Mi sembra come di averlo visto praticamente, quindi no. I Saw the Devil, I Saw Saw, Hellraiser. Visto da qualche parte, però non l'ho effettivamente guardato. Mi fa ridere il villain, questo qua che è Pinhead. Mi fa ridere. Mi fa ridere, però non posso giudicarlo effettivamente. The Conjuring 2 non l'ho visto. Christine me ne aveva parlato mio padre. Se è come mi ricordo, ovvero che tipo c'è una macchina che boh, pia vita. Credo. Non lo so. Nel caso lo metto in D. Insidious. Allora. Scusami, mi fa veramente ridere Insidious. Allora, procediamo con calma. Io e mio padre abbiamo visto tutti gli Insidious per un motivo. E un motivo soltanto. Leigh Whannell, ovvero l'attore di Adam di Saw.
Quindi potete capire quanto io abbia anche influenzato mio padre, tanto ci siamo visti tutti i film brutti. Infatti la nostra passione dei film brutti è nata con Insidious per vederci le iguane in tutte le sue salse. Ma non siamo riusciti totalmente al nostro intento perché ha fatto film talmente sconosciuti che non sono reperibili sull'internet o su qualsiasi cosa. Insidious, che vi posso dire? La storia magari è anche carina. Mi fa troppo ridere, ve lo giuro. Non riesco a prendere seriamente Insidious, non so perché, vi chiedo veramente scusa. Però, visto che c'è Leigh Whannell, Insidious va in C. Almeno il primo Insidious, dai. Poi gli altri capiamo, anche perché non mi ricordo precisamente cosa avviene in ogni Insidious, e che io l'ho guardato così, un mappazzone di Insidious giusto per vedere Leigh Whannell. Hellraiser 2. Buono a sapersi. Pensavo fosse The Ring, ma non è The Ring. Killer Clowns. A casa le Frankenstein. Un saluto a Frankenstein. Shining. Ok, un grande classico che purtroppo non ho ancora visto. Vi chiedo scusa per questa eresia. Però, ripeto, mi ha raccontato la storia di mio padre. Tutti i film che io conosco, ma non ho visto, mi ha raccontato di mio padre, quindi è inutile che lo dico. Mi ispira come storia. Lo metterei in D. Il Re Red, il grande eroe di My Hero Academia, non l'ho visto. Saw 6. Da quando è così la copertina di Saw 6? Vabbè, raga, non ho capito. Comunque, Saw 6, fatemi rammentare. Ah, era la storia dell'assicuratore, se non erro. È dove scoprono che Hoffman è il re di Jigsaw. Ok, allora. Sì. Lo mettiamo in C? E Annabelle conosco ma non visto, conosco ma non visto. Sono troppe. Saw 2, che ripeto, mi annoia, non lo so, non. Cioè, mi piace, ok, mi piace Saw 2. Meglio del 3, secondo me, quindi lo metto in D. Non c'è Winnie the Pooh, sangue e miele. Paranormal Activity, allora, non l'ho visto. Ovviamente so più o meno la storia. Sinceramente mi ispirerebbe guardarlo, quindi dove lo posso mettere? Dove lo mettiamo? Paranormal Activity. Lo mettiamo in C. Lo squalo! Vabbè, ovviamente lo conosco, però. Non l'ho visto, però boh, mi fa ridere. Mi fa veramente ridere l'idea che ci sia uno squalo assassino. E lo metto in F, mi fa ridere, scusate. Insidious 3. Allora, tutti gli Insidious vanno in C. Ecco qua tutti gli Insidious, li mettiamo in ordine. Ecco qua, perfetto. Tra questi, cos'altro ho visto? Ho visto The Ring. Ho visto un altro classico. Questa cosa è incredibile. The Ring mi è piaciuto un sacco, sono sincerissimo, mi è piaciuto veramente tanto. È finito un po' strano, che non ho capito molto, però devo ancora guardarmi il 2. Però The Ring, ti dico B. Get Out l'ho visto, non mi è piaciuto. Fa parte secondo me di quella cerchia di film brutti che cerchiamo tanto. Lo metto in E, dai. Misery lo conosco ma non l'ho visto, però dalla storia mi ispira veramente un sacco, quindi me lo devo assolutamente vedere. Ma in B, dai, cioè in C con Insidious non si può tanto vedere sinceramente. Scream, allora, gli Scream ve li vorrei un sacco vedere perché la storia mi ispira veramente tanto. Quindi, solo basandomi sulla storia, lo mettiamo. Io metterei proprio in B. E niente, raga, penso che tra questi non ho visto nient'altro. Comunque, qualcosa magari conosco, ma non ho grandissimi pareri al riguardo, quindi preferisco non espormi perché sarebbe inutile. E basta, questa è la mia tier list. Ovviamente i primi posti sono per Saw, però vabbè, che ci posso fare? Non posso farci assolutamente niente. Fatemi sapere i vostri pareri. Vi chiedo scusa, soprattutto se ho detto qualche castroneria, ma recupererò. Non linciatemi, vi chiedo scusa, ammetto la mia ignoranza. Detto ciò, vi ringrazio di aver visto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, c'è qualcosa che mi consigliate o qualche parere discordante rispetto a quello che ho detto. Ripeto, evitiamo di
commentare le mie castronerie perché ce ne sono state sicuramente. Vi invito ad iscrivervi se non siete iscritti, commentate, lasciate like, fate quello che vi pare perché sennò vengo a casa vostra. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Buon Halloween, amici! Ciao! Forse ci vediamo nel prossimo video.